Ciao! No, senti, io non posso, devo andare a fare lo stage alla ASL, il mio primo giorno oggi. Comunque, no, dai, ci sentiamo stasera, ok? Ciao, ciao, ciao. Mi chiamo Silvia Arturi, frequento il liceo artistico Opera della Francesca d'Arezzo, indirizzo audiovisivo multimedia. E sono al mio quarto anno di studi e adesso andrò al mio primo giorno di stage nell'azienda Uslot di Arezzo. Sono un po' emozionata perché non so cosa mi aspetta, le persone che conoscerò e soprattutto spero di essere in grado di rispondere a tutte le cose che mi chiederanno. E spero di fare un buon lavoro e di uscire da queste due settimane con delle conoscenze in più. Se utilizza le scale è sulla sinistra, altrimenti se prende l'ascensore è sulla destra, in fondo. Okay, grazie. Prego, salve. No, allora. Buongiorno, una domanda. Buongiorno, prego. L'ufficio della dottoressa Marzia Sandroni dov'è? Guardi, è qua un attimo che l'accompagno, scusi, dottore. Avanti. Permesso, Marzia, scusami, c'è una studentessa che ti voleva. Grazie, posso far entrare? Prego, grazie. Grazie. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ti stavo aspettando. Sì, da piacere. Ciao, Marzia. Prego, accomodati, grazie. Togliti tutto. Immagino che tu non sappia niente, no. Esatto, del posto dove arrivavi. Anch'io so poco di te, però sicuramente sei quello che mi serve, perché qui in questa azienda noi abbiamo tantissime cose da fare che riguardano la comunicazione. In un'azienda pubblica, come sai, in genere non c'è così tanta attenzione agli aspetti della comunicazione. Quindi ho bisogno di una persona motivata, non per forza capace, ma che abbia voglia di portare qualcosa di suo. Quindi non mi interessa quello che sai fare, mi interessa quello che hai voglia di fare. Allora, ti ho preparato qui un paio di cose su cui insomma, noi stiamo lavorando, e questa è la nostra rivista, Live di dei Deplian, che fanno parte di una campagna informativa sulla vaccinazione. Sì. Ovviamente quello che farai tu non sarà occuparti nello specifico della parte editoriale, viene dalla sezione multimedia? Sì. E nella sezione cosa fate? Facciamo da video, montaggio video, fino alla grafica, quindi comunque so impaginare. Ottimo, sì. Perfetto, è quello che ci serve, perché noi abbiamo delle linee che fanno parte di una corporate identity aziendale, per cui abbiamo la parte della prevenzione, delle vaccinazioni, oppure vedi ci sono dei manifesti che fanno parte della campagna La responsabilità di tutti per la salute di tutti, e abbiamo varie linee che però seguono sempre gli stessi criteri. Quindi una cosa che io ti chiederò è di guardare molto quello che già esiste, e insieme poi cercheremo di capire quali sono i caratteri che vengono utilizzati, i colori che rendono riconoscibile la nostra azienda. Ti chiedo in primis, anche stasera quando sei a casa, se certamente ce n'hai voglia, di andare a fare un giro nel sito della ASL, in modo tale che tu non arrivi in un posto anonimo dove non sai veramente di cosa ti occupi, cioè come argomenti, ma che tu riesca un pochino ad orientarti. Dopodiché guarderemo insieme il piano di comunicazione, e tra le cose che ci sono da fare e che hanno una certa urgenza, guarderemo quali sono quelle che c'è bisogno di fare, ma anche che hai voglia, su cui hai voglia di cimentarti. Okay. Quello di cui io ho tanto bisogno è di qualcuno che sappia fare fotografie, che sappia che cos'è un taglio, che sappia... Sei in grado di farlo? Hai voglia di farlo? Sì. Perfetto, allora lo faremo. Allora Silvia, ti dirò alcune cose. Per me la cosa fondamentale è che ogni volta che entri in questa stanza tu abbia un foglio e una penna, okay. In modo tale che non dobbiamo poi ritornare nelle cose che ci siamo detti. Vedo che te le sei già portate, quindi evidentemente sei abituata.
Il tempo nelle aziende è sempre poco, per cui dobbiamo cercare di comprimere al massimo e di non dover ripetere. Questo è il file che tu avrai in mano, ok? Da questo dovrai creare dei prodotti come quelli che io ti metto a disposizione. Mi raccomando, quello che dovrai sempre seguire è la parte redazionale, quindi controlla sempre come negli altri file, poi troverai come sono messi gli orari, dove sono i punti, come sono i punti elenco, i titoletti, in quale carattere sono, eccetera. Il formato, come ti ho detto, sarà questo, leggermente più grande, quindi non un 15x15 ma un 17x17. Tu puoi portarteli di là, okay. Adesso ti accompagno nella stanza dove lavorerai, e cercare ovviamente di impaginare rendendo il testo più, dandogli più respiro possibile, perché pensa che la gente lo guarda in un momento di ansia e di paura, per cui è fondamentale che la sua leggibilità sia estremamente alta. Quindi non pensare, meglio una pagina di più, anche se ci costa di più, ma sui costi ci ritorneremo, perché mi fa piacere che abbiate anche la consapevolezza di quant'è il peso economico di quello che produciamo, quindi non possiamo sbagliare, perché i soldi non sono nostri ma dei cittadini. Ok, ti direi allora, ti accompagno nella tua stanza, sì. Così cominciamo subito e ci mettiamo al lavoro. Vabbè. Ok Silvia, in bocca al lupo e ci aggiorniamo tra una mezz'oretta. Ok, vabbè. Grazie. L'ufficio comunicazione dell'azienda Uslotto di Arezzo è l'ufficio che si occupa di tutte le attività di informazione, ma soprattutto di comunicazione, che sono collegate ai servizi erogati dall'azienda sia attraverso l'ospedale che nel territorio. Quindi deve cercare di rendere da una parte più fruibili tutti i servizi per i cittadini, quindi dai più giovani ai più anziani, e con tutte quelle che possono essere le patologie e i disagi che hanno di tipo socio e sanitario, ma dall'altra parte deve cercare anche di trasmettere il valore che rappresenta l'azienda pubblica, il fatto di promuovere la cultura di una sanità che sia una sanità pubblica. Cum munus, il valore della comunicazione è proprio questo, far capire alle persone che comunque i servizi che vengono erogati sono servizi che forse in altri stati non potrebbero avere, e portare le persone a credere in questa sanità, ovviamente cercando di riallineare quelle che sono le aspettative dell'utente o dei pazienti con quelle che sono poi le risorse con cui anche i nostri servizi devono essere gestiti. La comunicazione è importante, si è sentito sempre parlare di comunicazione e soprattutto di buona comunicazione fatta soprattutto da aziende private, perché le aziende private sono abituate a fare i piani di marketing. In un'azienda come un'azienda sanitaria parlare di marketing sembra quasi una, come dire, una dissonanza. In realtà il marketing non è altro che capire quali sono i nostri servizi e cercare di calibrarli nel modo migliore per i vari target, cioè per i singoli utenti sulla base delle singole patologie. E quindi abbiamo pensato da una parte di ricorrere alle sponsorizzazioni, ma dall'altra anche di pensare a chi erano quelle persone che ci avrebbero potuto aiutare, come dire, non gratuitamente, però a cui avremmo potuto dare qualcosa in cambio. Qui è nata l'alleanza con il Liceo Piero della Francesca, con i vari canali e i vari indirizzi che loro hanno. Abbiamo più volte ricorso al liceo artistico, al liceo appunto artistico coreutico Piero della Francesca, però a spot, a chiamata, ma questo non è una collaborazione, non è una partnership vera. Vogliamo stare in un programma che abbiamo deciso di costruire insieme, partendo da un piano di comunicazione di lunga durata, nel quale questi ragazzi, qualunque fossero le loro attitudini, qualunque fossero le loro specificità, potessero intervenire, capendo anche gli argomenti di cui si occupavano. Questo è anche quello di cui noi parliamo col termine life skills, cioè le competenze e le attitudini personali, fare in modo che i ragazzi si sentano adeguati, vengano accolti in un'azienda che li sta aspettando a braccia aperte, perché proprio loro aspettava, per quello che sono, con le loro competenze, perché tutto quello che loro ci danno per noi è regalato. E quindi farli sentire davvero forti e anche all'altezza di competere con un mondo, perché loro hanno delle virtù, hanno delle capacità, delle competenze che a noi servono. Devo dire che le abbiamo davvero, se questa all'inizio era soltanto una speranza che avevamo, con l'esperienza che invece abbiamo fatto con i primi 4 stagisti, dobbiamo dire che un piccolo sogno per noi si è avverato, e questo aumenta ancora la nostra motivazione, perché i ragazzi che abbiamo avuto a disposizione ci hanno aiutato a crescere, quindi hanno realizzato dei lavori veramente interessanti che andavano al di sopra forse di quello che ci saremmo aspettati. Li hanno fatti quando erano qui in ufficio, ma li hanno fatti anche a casa, e hanno fatto le loro osservazioni.
Quindi vuol dire che davvero avevamo scavato dentro di loro, davvero avevamo destato il loro interesse, e devo dire che spero che sia un'esperienza, che non sia semplicemente un episodio, ma che sia una storia. Il primo lavoro che mi è stato consegnato è stato quello di modificare un video che rappresenta tutte le donne dell'ospedale di San Donato di Arezzo. Questo video è stato realizzato per la festa dell'8 marzo delle donne e rappresenta tutte le donne che lavorano dentro l'ospedale, quindi andiamo dal medico, dall'infermiera, fino ad arrivare a delle donne delle pulizie e quelle che lavorano dentro la mensa. In questo video io devo aggiungere un titolo e modificare alcuni minimi dettagli, e lavorando con il mio computer e il programma in cui io studio, quindi Adobe Premiere. Per prima cosa faccio il titolo. Si intitola Le donne e l'azienda usano 8 di Arezzo. È importante impaginare bene il titolo perché comunque dà subito un approccio al video. Lo inserisco nella parte iniziale con una dissolvenza, almeno non parte subito di botto. E adesso inserisco il logo della ASL. Lo metto nella timeline. Lo collego alla parte secondaria. Adesso c'è da inserire il concerto di Gianna Nannini. Aggiustato il video, adesso dobbiamo mettere a posto l'audio, che come potete vedere è tutto rosso e saturo. Quindi dobbiamo fermare il video, clicchiamo con il destro, guadagno audio, mettiamo meno 3. Come vedete adesso è sparito, quindi il video è a posto, ci rimane da esportarlo e il video è pronto. Fatto il rendering dei fotogrammi, adesso andiamo ad esportare il video con multimediali. In questo modo possiamo scegliere molte opzioni per il formato del video: formato H264 PAL DV widescreen, eccolo qui. Selezionata tutta l'area di lavoro e adesso andiamo ad esportarlo. Il secondo lavoro che mi è stato consegnato è stato quello di produrre una brochure per il reparto di broncopneumologia UTIP di Arezzo, e in questa brochure devo impaginare dei file che mi sono stati consegnati, dove c'è scritto appunto del reparto, dove siamo, chi siamo, i vari servizi, i dei service e dei hospital. E questa brochure poi andrà a finire nel reparto della broncopneumologia dell'ospedale, dove tutti la possono sfogliare e per informazioni guardare. Dopo aver importato alcuni file dentro al programma, adesso li vado a posizionare nella tavola da disegno. Faccio lo sfondo della pagina. Di color giallo, perché il reparto si contraddistingue dal color giallo. Posiziono l'immagine il logo della ASL. E i vari testi, quindi il direttore. La prima pagina è fatta. Queste qui sono le pagine interne della brochure, dove qui si informa la gente per il reparto dell'UTIP,
l'unità terapia intensivo polmonare. Qui c'è descritto tutta la pneumologia interventistica, gli orari di apertura, come contattare il personale e le prenotazioni. Qui invece la fisiopatologia respiratoria. All'interno c'è anche il gruppo oncologico multidisciplinare toracico, sempre è scritto l'orario di apertura, le prenotazioni e i vari numeri per l'informazione. Spero di aver eseguito un buon lavoro, perché comunque questa brochure andrà a tutte le utenze dell'ospedale, e ho preso le nozioni che mi ha dato la Marzia per riguardanti i caratteri e i vari colori da tenere per questo reparto. Ah, Silvi, sei riuscita ad ottenere un risultato? Sì, ho decoroso. Fatto il video quello sulle donne. Ah, perfetto, e bene. E poi anche ho completato la brochure. Guardiamo la brochure allora prima, dai. Che questa è per... la prima parte. Ok. È per il reparto quello di broncopneumologia. Perfetto, dottor Scala. Sì. Che poi magari in questi giorni avrai anche modo di conoscere. Ok. Vediamo un po', hai rispettato gli allineamenti. Il carattere mi sembra che funzioni. Sì, aspetta, sì, il carattere che hai controllato i numeri di pagina? Sì. Perfetto, vediamo un po', fammi vedere l'ultima pagina, se è venuta bianca oppure no. No, l'ultima pagina ho messo... Benissimo, le referenze. Sì, le referenze e poi anche noi che abbiamo fatto il progetto. Perfetto, metterei in non in maiuscolo anche la N e la C, per il resto mi sembra perfetta. Va bene. Ok, puoi chiudere, benissimo. Ok. Adesso puoi andare. Ok, ci vediamo domani? Sì. 9? Ok, perfetto. Okay. Ciao, bella. Buona giornata. Grazie. Sono soddisfatta del risultato che ho ricevuto, perché tutte le consegne che mi erano state date sono risultate buone. C'è da modificare solamente qualche piccolo dettaglio, e a parte questo sono molto contenta di essere venuta qui a fare lo stage, perché comunque c'è un'area familiare, la mia tutor, la Marzia, mi è stata molto accanto in questo primo giorno e sono felice di essere venuta qui. E vedendo comunque questo stage, il lavoro che faccio, mi sto rendendo conto che è quello che voglio fare nel mio futuro.